trailerini. Oggi abbiamo videogiochi, cose di Prime, cose di Netflix, HBO, Apple TV Plus, serie TV generiche, film generici, una marea di roba. Un bel po' di trailerini, andiamo con calma e ci vediamo tutto. Videogioco di Ghostbuster in VR con l'Oculus, che ormai è meta. Parapam! Sony Pictures Virtual Reality. Allora, un po' troppo movimento strano, però everybody ready? Lagga un po', eh. Same. Yep. Ah, questo qua sicuramente l'hanno fatto dopo che hanno fatto Phasmophobia. Pam pam para pam pam para pam pam pam. Ghostbuster. Io dirò carino. Trailer che si poteva fa meglio, decisamente un po' laghettoso. Among Us VR? Capiamo? Ma forse l'avamo già visto? Forse l'avamo già visto. No, che dite? Non l'avevo mai visto. Ma che bello! Oh cazzo! Dalla botola? Allora, molto carino, però 10 persone o anche ora si può giocare di più, no? Mi pare. Oh cazzo. Dieci persone con il VR. È tosta. Oh, quanto è lungo! La cosa perfetta, secondo me, sarebbe riuscire a cioè far sì che si tratti dello stesso gioco. Ossia, se io gioco con il VR o te giochi normalmente, non cambia nulla. Sarebbe molto figo. Allora, abbiamo questa serie TV, sempre di Prime Video, la seconda season. Non so in verità di che cosa parli, però mi ispirava allo stile d'animazione che sembrava quello di What If e della Marvel. Pareva figo, a me lo stile così in cell shading piace un botto, quindi volevo vedere cos'era. Papà! Boh. Dad. You look lost. Can I help? I can't be who everyone thinks I am. It's never too late to change things. Okay. Full disclosure is gonna be weird. Becca, can I talk to you for a second? Ah, dalla mente di Bojack. I did see something. Madonna, mi sa di uno stile alla Life is Strange. You can visit past memories, move through time like that? Becca, you are a time traveler. And so am I. What? I'm trying to find answers in the past. Every time I try to, I end up in this fog. What is this? See, that's a door. Are we gonna hit it? Probably not. Don't ever do that again. This is the power of your ancestors reaching out to you. Hey. Pico. You're denying who you really are. You can hear me. Becca, this thing we do is miraculous. We could use it to help our family, to save lives. Mom could be in danger. Dr. Strange ha aperto un portale. You know how secretive mom is? Lo siento. You brought us in Abuelita's memory. You have a door you need to open. I'm
tried pulling, pushing. I body checked it. The door does not want to be opened. Maybe they're afraid of what might be behind the door. Something feels wrong here. This is where we've been heading all along. We can do this together. Aiuto, non ci sto capendo niente, però. Alma, what have you done? Però mi incuriosisce un po' com'è, onestamente. Season 2 parla di insanità mentale. Ok, mi fido, non l'ho mai sentita. Mi ricorda quell'altra sempre di Prime Video con il bambino nello spazio, tipo, no? Vi dirò, non mi dispiace. Allora, nuovo trailer, Love, Death, Robots, volume 3. Teaser ufficiale. Io di Love, Death, Robots guardai solo la prima stagione ed era molto figa. La seconda la dovrei recuperare perché dovrebbe essere molto bella come era la prima. La terza ho visto solo delle foto e sembrava molto figo, quindi vediamo il trailer. No fucking way. I'm gonna look it up. Don't look it up. I am looking yeah, it up. Yeah, please do. What the? Maggio. È molto figa. Per chi non lo sapesse, è una serie d'animazione, ma ogni episodio, oltre ad avere tipicamente uno stile diverso d'animazione, tipo Visions, come fece Visions per Star Wars, ma inoltre ogni storia è teoricamente antologica, quindi ogni episodio è a sé stante. Potete vederli un po' nell'ordine che volete. Anzi, ricordo addirittura che la prima stagione almeno, non so se l'hanno fatta anche dopo, la prima stagione almeno fecero una cosa molto figa tramite l'algoritmo di Netflix, ossia Netflix ordinava la stagione in base ai vostri gusti, del tipo analizzava quello che voi guardavate, i vostri gusti, quel che guardavate, quel che non vi piace, eccetera, eccetera. E quindi che succedeva? Quello che per voi risultava il primo episodio della serie, per me risultava essere il terzo, magari, ok? Lo scopo di ciò non lo so, però essendo antologica era un'idea figa. Bubest, benvenuti in paradiso, vediamo un pochettino. No, non è vero, quello è Eden. Vabbè, benvenuti nell'Eden. Sois las personas elegidas por Eden para disfrutar de una experiencia inmersiva. No saben lo que les espera. El viaje de vuestra vida su un'isola. Empieza. ¡Ya! ¡No va a ser brutal! Succederà qualcosa di veramente malvagio. ¿Pueden levantar la mano los que tengan una pulsera de color azul? Ha llegado el momento de que probéis Blue Eden. 3, 2. Ah, quelli con il braccialetto blu devono bere le cose blu. Buon viaggio. Hola! Però entiendo perché non hay nadie más aquí. Coño, está claro que nos han dejado tirados, ¿no? Bienvenidos a Eden. Si el pájaro no intenta volar, nunca se dará cuenta de que vive en una jaula. Y eso es. Sono tutti vestiti di blu. Gracias a ti por compartir. Aquí todo el mundo pone su granito de arena. Así es como funciona esta comunidad, como una colmena. Quitan los móviles, nos encierran en una jaula y si sales a respirar te persigue un puto dron. Dile a tus amiguitos que nos saquen de esta puta isla. Vemos en la otra orilla. Il Grande Fratello Isola Edition. Sì, qualcosa di molto strano. Loro che praticamente vanno lì per una sorta di festa. Bevono un qualcosa che li stordisce e loro si risvegliano sull'isola
E scoprono che ci sono altre persone, tutte che hanno bevuto sto coso blu. Infatti sono vestiti di blu. E a sto punto immagino ci saranno i blu, i rossi, i verdi. Sicuro, 100%. Il punto è che loro non possono andare via. E sono tutti sorvegliati da lei, che ha anche i capelli blu. Quindi, boh. E... strano, ok. Unico prodotto di oggi di HBO Max e la moglie del viaggiatore del tempo. Se ci metti viaggi nel tempo, io sono curioso, quindi sono molto molto curioso. Vediamo un po' com'è. Time travel. Wow. It's not a superpower. Oh cazzo. It's a disability. It's what's wrong with me. Ah. Non lo può controllare. Help you. Ma lei, Henry. Sorry, I don't know. Claire. So we've met then. Yes. We just happened to each other in the wrong order. Carino. Any hobbies? I'm your future wife. Your day. E lei come fa a saperlo, però? Well, three things I got good at to survive. Running, fighting, and stealing. The danger isn't the worst. Christmas is the worst. Sì, lui fece Divergent. There are days he keeps going back to. I can't control it. And I hate to be here, she's not. Che fu? I'm always going and she can't follow. This is me changing the future. I have tried to change it, trust me. You can't. Hi, everyone. Who the hell are you? What does he look like? I love Henry more than I could ever love anyone else. So then where is he? Ah, ecco, lei faceva il trono di spade, ecco che faceva, non mi veniva in mente. I don't have very long. Nobody has very long. How's it going? No, no, no. I love you. Why is love intensified by absence? Ah, vi dirò che a me sembra carina come cosa, eh. Mi piace, mi piace. Arriverà su HBO Max il 15 maggio in Italia, tra 80 anni su Sky. Perfetto. Prossimo. Allora, questa qua penso che sia una serie diversa rispetto a quella che abbiamo visto la scorsa volta, ma sempre di Apple TV+. Però riguarda i dinosauri, ma c'ho un dubbio perché secondo me una cosa l'avevamo già vista, però non era probabilmente la stessa cosa, o forse sì, e questo è un nuovo trailer, e forse quello era un teaser, non lo so, andiamo a vedere. This is prehistoric planet. Apple TV Plus. There are many ways to describe life on this planet. Some creatures could be called magnificent. Or monstrous. Ci credete, ragazzi, che per fare questa serie che fanno adesso su Apple TV Plus, praticamente hanno preso un'isola e hanno sfruttato il DNA dei dinosauri catturato tramite le zanzare che erano rimaste lì nell'Ambra dall'era preistorica e hanno revitalizzato i dinosauri? E ora hanno fatto il documentario e tra un po' diventerà un parco visitabile. Perhaps misunderstood. But only a few creatures who roam this earth could be called bello. All three. Un documentario in 5 parti. Explore the coastlines where giants roam. The desert where danger rules.
an ice world where survival is everything. Carino. Join us for a story you've never heard. Che carini! On a scale you've never witnessed. Come, scusa? Ma le tira fuori all'improvviso, vero? Hanno le alzate. Bello. Da John Favreau. Bello. Unknown, unexplained, unbelievable until now. Mi piace, mi piace. Avevamo visto lo sneak peek comunque, lo sneak peek. Molto figo, ci sta. Prossimo film, film originale di Sky. Oh. La stanza colorata, la stanza dei colori. Questo posto è meraviglioso. Oh. Ti prego, comportati bene. Sono qui come designer. Ti piace? Clarice! Oh, mio benedetto giocatore! Io ho delle idee. Quante donne modelliste vedi in giro? Io sarò la prima. Lei ha un talento notevole. Io dico di smetterla di giocare facile. Pennellate più spesse e colori. Stia attenta, Miss Griff. Non fraintenda le attenzioni di mio fratello. Se vendessimo direttamente alle donne, apriremmo la strada alle ceramiche. Ah. La donna moderna non vorrebbe questo. La donna moderna guarda in avanti. Giusto. Non guarda al passato. Lei ha danneggiato la nostra famiglia. E lei ha danneggiato la nostra famiglia. Non mi arrenderò. Pronte? La Clarice Cliff che conosco io decide da sola la sua strada. Mi piace. Ma è un film comunque. Non lo so, Sky Original, non so se è un film o una serie. Però è Sky Cinema, penso che sia un film. E figa. Mi piace, mi ricorda poco poco quella che si trova su Apple TV Plus con Hailee Steinfeld, di lei che è una donna e vuole essere una poetessa, e di solito non ci sono poetesse. Mi dirò, carino. Prossimo, misure correttive, trailer con Bruce Willis, dai, vediamo un po'. Tubi Originals. Cos'è Bright? X-Men. Vendetta. È l'ultimo superpotere. È il superpotere finale. Ma che è Suicide Squad? Michael Rooker. Ah, l'abbiamo visto prima, giusto? E Suicide Squad versione Tubi Originals. Stream. Come stream gratis? Streamalo gratis il 29 aprile. Ma come gratis? Ma che cos'è Tubi Original? Ultimo trailer di oggi. Questo l'ho lasciato per ultimo perché c'è l'unica, magica, inimitabile Megan Fox. This is my impersonation of Draco Malfoy looking for drugs. Draco Malfoy. Where's the pot, Potter? Oh yeah, I can see. Ma che cazzo è? My name is London Clash. I'm an actor on this show called Good Bad People. This is Apple. We've been dating for a year. I can't stop thinking about her. I just wanna vibe. Got you by my side.
I think Apple's breaking up with me. Our boy is in trouble. This is how we fix everything. Smoke me! È già una trashata, vero? You're an idiot. Help you find your girlfriend. This is the worst day Boobies. Of my life. Yo! Hey! Do you want to be in love? Or do you want to be the biggest star in the world? Movie man! No! It's time! Two! What is this dust? That's people, man. Vi dirò, trailer di questa settimana non i più interessanti del secolo, poteva andare decisamente molto meglio e si concludono così.